giunti al punto, forse c'è un po' di storia 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 di
Grazie.
Grazie.
30-40 anni. Questo è allora, questi giorni italiani, come si vede, comunque, si continua a spargere il fatto, e noi immaginiamo che di qui a 2 anni, 3 anni, dunque, cioè, ricominciamo. E ricominciamo dentro una logica, una prossima a ripetere. Allora, in America, dove io sono ma in Germania, ovunque, in alcuni paesi occidentali, si fanno mostrare col cemento. Col cemento si fanno mostrare, questa è una lobby fortissima che impone di continuare così. Le gallerie della Polonia e della Polonia sono tutte con il cemento anziché in asfalto. Ovviamente perché contro l'incendio c'è il cemento. Allora, su questo bisogna cambiare finalmente strada in termini anche veri, no, pratici. Quelle aziende possono lavorare e possono far lavorare, possono riqualificare gli impianti, tanto che hanno questo genere di prospettiva, non perché i legali la possibilità di farlo, ovviamente dovrà essere tutto questo piano, eccetera, eccetera, però così anche per l'acciaio. L'acciaio, riqualificare l'acciaio della classe, così tanto arrivato, ma c'è un progetto nazionale che come società di riqualificazione delle nostre case, cominciamo da questi termini di buonissima, attraverso anche l'acciaio, ma se ne parla davvero, cioè bisogna cambiare, bisogna lavorare sulla cultura, non deve essere una cultura, perché anche la cultura inizia da innovazione, è possibile dare luogo all'applicazione innovativa dei nostri prodotti, ma bisogna anche la classe politica tutta, i lavori, secondo me nei prossimi anni avremo la possibilità di far fare a questa regione un salto di qualità. Lo faremo
sulle ferrovie e quindi sul trasporto a rotaie. Abbiamo da poco sottoscritto un contratto di servizio che durerà fino al 2032 e che prevede 236 milioni di investimenti, 12 nuovi treni, l'80% della flotta verrà rinnovata, quindi anche per i pendolari ci saranno dignità e rispetto nei confronti insomma, anche della possibilità del viaggio. Abbiamo due importanti direttrici che dovrebbero essere completate, che sono la Perugia-Ancona, il tratto Umbro è praticamente finito, ci è rimasto soltanto un piccolo tratto tra Fossato e Fabriano che va concluso, l'intera opera speriamo, perché ormai insomma, non diamo più date, a breve dovrebbe essere completata. La Piandastino dovrebbe ripartire dal mese di ottobre, c'è stato un incidente di percorso, nel senso che un'autorizzazione va rifatta per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, e ci sono tutta una serie di direttrici che potrebbero migliorare veramente la possibilità sia per le aziende che per i cittadini di vivere e lavorare in questa regione. È vero, probabilmente rispetto ad altre regioni scontiamo dei ritardi, anche dal punto di vista delle manutenzioni, sono completamente d'accordo su quello che diceva Andrea per quanto riguarda i nuovi materiali. Il futuro sulle strade in tantissime nazioni è già da anni in cemento, sia per quanto riguarda le capacità, sia d'inverno, di resistere al gelo, eccetera. E la durata. E purtroppo su questo, come è stato, siamo indietro, dobbiamo recuperare velocemente. Allo stesso tempo, e chiudo su questo, dobbiamo fare un grande investimento con serietà e con uomini capaci sull'aeroporto. Questo è l'anello mancante rispetto al quale non c'è uno spiraglio preciso, perché abbiamo risanato i conti, abbiamo fatto delle scelte sbagliate, anche con conferenze stampe sbagliate e con interlocutori sbagliati. Ora siamo arrivati a 250.000 utenti, dobbiamo trovare questo partner privato importante che con conti a posto faccia volare l'aeroporto. Qualità, velocità, capacità, sono ormai giunti pressoché tutte le province, stanno arrivando tutte le province. Questo significa che il vento di questo genere di ragazzi qua, come a tanti non bastino, noi riusciamo comunque a essere coperti di più di 20 anni dal sistema di qualità come di aria, avanzato il sistema di salute. Ecco, su questo magari la giunta è stata particolarmente sollecitata, perché devo dire che è stato un dibattito molto alto a quel punto, con una certa inerzia, perché diciamo, questo paridoma diciamo, che non sarà sicuramente si muore con i suoi tempi, ora si sta arrivando finalmente al punto. Chiaro che scontiamo grandi anche le questioni, vediamo cosa si può fare. Prevedo un partito nuovo, capace di ripartire, di organizzarsi, che faccia
un congresso vero, che probabilmente ci sarà in primavera. Credo che la segreteria Martina sia una segreteria transitoria, di passaggio, proprio per organizzare il congresso, e credo anche che le dinamiche che ci sono state in questi anni, in questi mesi, ci devono insegnare che l'uomo solo al comando non va da nessuna parte, che serve unità, che la presunzione va messa da parte, che bisogna dare risposte sulla base degli impegni che si prendono e non prendere impegni e magari non dare le risposte che gli impegni prevedono. Questo è quello che deve fare un partito moderno di centro-sinistra, questo è quello che faremo sia a livello nazionale che a livello regionale. Ma non c'erano le condizioni, perché comunque erano due progetti differenti. Sarebbe stato soltanto un accordo di governo e non un accordo politico. In questo momento non ci sono le condizioni, le differenze sono troppe rispetto al governo. È vero che le leggi elettorali sono finite ai tempi e quindi chiaramente 4 anni fa c'erano delle condizioni che sono mutate anche dal punto di vista delle rappresentanze e quindi credo che degli aggiustamenti vadano sicuramente fatti. Grazie.